Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag, si intitola Conosciamoci e sono una serie di domande. Io però devo fare una premessa su questo tag perché l'ho visto sul canale di Melania Costantino, della quale vi lascio in info box il link al suo canale, e le avevo chiesto se potevo fare anch'io questo tag semplicemente perché lei l'ha riproposto in una modalità ASMR, che è una tecnica di rilassamento. Io non pratico questo tipo di tecnica e non sapevo se questo tag andava necessariamente fatto con quella modalità oppure se poteva essere fatto anche, diciamo, in modalità normale, tra virgolette. Mi ha detto che assolutamente sì, di considerarmi taggata e quindi eccomi qui a rispondere alle domande di questo tag. Prima domanda: quale cartone animato ti piaceva da piccola? Dunque, io adoravo i Puffi. Quando ero proprio piccola, quindi stiamo parlando di 3 anni, 4 anni, adoravo i Puffi. Mi mettevo davanti alla televisione mezz'ora prima che cominciassero e volevo assolutamente tutti i giorni vedere i Puffi. Quindi quello era il mio cartone animato preferito quando ero piccola. Poi ovviamente negli anni ce ne sono stati altri, quando sono cresciuta un po' ho cominciato a vederne anche altri famosi, tipo Candy Candy, Lovely Sarah, insomma tutti i cartoni animati che comunque sicuramente chi è della mia generazione ricorda. Però quello proprio preferito ed è stato anche il primo, sicuramente i Puffi. Seconda domanda: quale genere di film ti piace di più? Dunque, io adoro con tutta me stessa i film thriller horror, quindi quelli mi piacciono tantissimo. Del resto, se seguite il mio canale, sapete che c'è una sezione noir, chiamiamola così, e quindi sapete anche che mi piace questo genere di roba. Però mi piacciono anche i film commedia, soprattutto quelli americani, devo dire la verità, le commedie italiane tipo Cinepanettoni no, non mi piacciono. Però i bei film, diciamo, commedia, sicuramente io li apprezzo, anche perché sono abbastanza rilassanti, quindi li guardo volentieri. E diciamo che questi sono i due generi di film che tendenzialmente io guardo. Poi, in realtà, più che attaccarmi al genere, io vado a vedere la trama. Quindi, se è una trama che mi ispira, indipendentemente dal genere, io poi magari guardo quel film. Quindi, insomma, dipende un po'. Terza domanda. Preferisci tè, caffè o cioccolata calda? Cioccolata calda. Una volta avrei risposto il tè, però adesso sono passata alla cioccolata calda. Il caffè non mi piace, non lo bevo quasi mai. Il tè mi piace, però anche quello ormai non lo bevo più da tanto tempo. E la cioccolata calda, sicuramente fra queste tre, è la bevanda che preferisco. Cartone della Disney preferito? Dunque, io parlo dei cartoni della Disney dei miei tempi, perché io adesso non guardo più cartoni della Disney, quindi il mio preferito in assoluto era Rullo di tamburi, Cenerentola. Amavo la favola e amavo anche il cartone della Disney, quindi in assoluto quello. Come ti piace passare il tempo quando sei sola? Dunque, quando io sono a casa da sola, passo il tempo girando video su YouTube, perché ho una casa piccolissima, quindi se io mi mettessi a girare video quando c'è il mio compagno in casa, praticamente monopolizzerei lo spazio e lui dovrebbe stare o in camera o comunque, insomma, in un angolo da qualche parte, perché la nostra casa è veramente piccola. Quindi aspetto che lui non ci sia per girare i video. E solitamente è una cosa che mi piace tantissimo fare e che quindi faccio quando sono da sola. Certo, io passo a casa da sola tantissimo tempo, perché comunque sapete che non lavoro purtroppo e che quei piccoli lavoretti che riesco a fare sono tutti lavori da casa. Quindi io passo principalmente il mio tempo in casa. Quando, diciamo, tra virgolette, lavoro, ok, mi dedico alle mie attività. E quando non lavoro, di solito mi rilasso registrando i video. Però, come vi dicevo, passando tantissimo tempo dentro casa, non passo ovviamente 8 ore al giorno girando video, quindi magari un po' giro i video, un po' mi piace navigare su internet, un po' mi dedico ai miei hobby, però degli hobby non vi faccio cenno adesso perché c'è una domanda successiva dedicata a quello. Leggo un libro perché comunque a me piace leggere, quindi insomma sono tante le cose in realtà che mi piacciono fare, ho veramente un sacco di interessi e di cose che faccio quando sono a casa, difficilmente mi annoio, mettiamola così. Prossima domanda: quale
Quali sono i tuoi hobby? Ecco perché non ne facevo cenno prima. Dunque, se togliamo tutto quello che riguarda il canale YouTube, perché quella comunque è la mia passione più grande, ma se togliamo questo aspetto, i miei hobby sono la maglia e l'uncinetto. Quindi io lavoro a maglia, proprio con i ferri, e faccio l'uncinetto, perché sono due cose che veramente mi rilassano tantissimo e che mi piace tantissimo fare. Quindi diciamo che sono i miei due hobby principali. Poi, come vi dicevo prima, ci sono tantissime cose che amo fare. Però diciamo che quelli che vado a classificare come miei hobby sono quelli e vi faccio vedere anche cosa sto facendo in questo momento, anche se la domanda non lo chiede, io ve lo faccio vedere lo stesso. Sto facendo questo lavoro qua che adesso non si capisce perché l'ho appena iniziato, però diventerà una sciarpa e diventerà una sciarpa ondulata, quindi avrà le due estremità ondulate, poi la parte centrale invece normale. Questa è la lana, è una lana morbidissima che si lavora benissimo, che mi piace tantissimo e ha questa lavorazione un po' strana perché poi comunque darà quell'effetto ondulato che vi dicevo prima. Quando l'avrò finita magari ve la farò vedere perché ovviamente vista così, soprattutto magari se non lavorate a maglia, si capisce poco. Però insomma, quello è il lavoro che sto facendo adesso. Andiamo avanti. Quali sono gli elementi ASMR nei tuoi hobby? Dunque, io questa domanda la salto perché, come vi dicevo prima, non pratico la tecnica dell'ASMR e ne so anche poco, a dire la verità, quindi non ho idea di quali siano gli elementi ASMR e ovviamente non posso rispondere a questa domanda. Hai mai avuto un animale domestico? No, io non ho mai avuto un animale domestico, fatta eccezione per una piccola parentesi in cui ho avuto un gatto, però era nella casa di campagna, quindi io non lo avevo in casa in città, ma era un gatto che era dei vicini di casa e quando noi arrivavamo nella casa di campagna, puntualmente questo gatto stava sempre con noi, giorno e notte, gli davamo anche da mangiare, quindi insomma. Era un po' il mio gatto, quello che consideravo il mio gatto quando andavo in campagna, però in realtà non era il nostro veramente, era di alcuni vicini di casa che comunque diciamo non se ne occupavano forse più di tanto perché questo gatto comunque poi stava sempre lì con noi. Però è stata l'unica parentesi in cui ho avuto a che fare con un animale domestico. Prossima domanda. Se potessi tornare indietro e visitare un'epoca diversa dalla tua, quale sarebbe? Gli anni 60. Io sicuramente se potessi tornare indietro andrei negli anni 60 perché mi affascina tantissimo quell'epoca, quel periodo storico mi affascina molto. Vorrei proprio andare a vederlo di persona, vorrei vedere se davvero era come io lo immagino, se davvero era come noi lo vediamo riprodotto al cinema, ad esempio. Quindi insomma un'epoca che mi ha sempre affascinato e che se forse tornassi indietro io andrei a vedere. Poi, penultima domanda, fatti un augurio per il futuro. Dunque, io spero davvero con tutta me stessa, solo ed esclusivamente, di essere serena, in salute e con una vita assolutamente tranquilla. Io non sono un tipo di persona che vuole chissà che cosa, non voglio raggiungere chissà quali obiettivi. Io vorrei semplicemente una vita tranquilla, essere serena, tranquilla, stare bene di salute, avere delle persone vicino, delle persone intorno che comunque stanno bene, che sono serene, che sono felici. Quindi una cosa che apparentemente può sembrare veramente molto semplice, ma in realtà poi non è così semplice da ottenere perché nella vita ci sono sempre comunque dei tormenti, ci sono sempre delle cose che non fanno stare sereni al 100%, soprattutto per quanto mi riguarda, perché sapete che l'aspetto lavorativo nel mio caso è un punto dolente, un tasto dolente, e quindi quella sicuramente è una cosa che non mi fa stare serena. Perché tutte le volte che trovo, diciamo, un lavoro, un'attività da fare, si rivela poi una gran fregatura. E quindi poi sono anche abbastanza vecchia, tra virgolette, per il mercato del lavoro, perché tra me che ho quasi 40 anni e una persona che ne ha 25, secondo voi chi assumono? È vero che chi è più vecchio ha più esperienza, però è anche vero che le persone, le aziende soprattutto, vogliono spendere meno possibile. Quindi tra l'esperienza e spendere meno, scelgono di spendere meno e di formare magari loro la persona. Almeno questa è la mia esperienza. Poi ovviamente ci sono tante situazioni diverse.
in ognuno di noi. La mia esperienza fino adesso non è stata fortunata, però spero che le cose cambino, perché io vi assicuro che ce la sto veramente mettendo tutta tutti i giorni per migliorare il mio futuro il più possibile. Però l'augurio che mi faccio è comunque quello di essere serena, tranquilla e in salute, non pretendo niente di particolare, voglio solo questo. Tagga due persone. Dunque, io vorrei taggare Franci Beauty Lover e Lady Dark Makeup. Queste sono le due persone che io taggo, però consideratevi tutti taggati perché chiunque veda questo tag e voglia farlo, riprodurlo, è liberissimo di farlo. Inoltre, se qualcuno pratica la tecnica dell'ASMR e vuole fare questo tag in quella modalità, può farlo perché comunque diciamo che il tag nasce in realtà fatto in quel modo. Sono io che mi sono un po' infilata e ho chiesto se lo potevo fare lo stesso anche senza mettere in pratica quel tipo di tecnica. Quindi, sia in modalità normale sia in ASMR. Potete farlo e siete tutti tutti taggati. Io mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.